La regione è particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici, come la siccità, l'aumento dei livelli del mare, le ondate di calore. Le città si affacciano su un mare che in molti casi conserva la sua meraviglia antica, ma è anche inquinato da plastiche e rifiuti. Il rischio di incendi e la loro pericolosità è in aumento. Penso per esempio ai boschi bruciati nell'agosto dello scorso anno, dalla Spagna alla Grecia, in Sicilia e in Sardegna. Un'estate con picchi di temperature mai registrati prima in un'area dove l'aumento è destinato a essere superiore alla media globale. L'emergenza climatica ci impone di accelerare nella transizione ecologica in modo rapido ma sostenibile per cittadini e imprese. E dobbiamo aiutare in particolare i più deboli a sostenerne i costi. La transizione ecologica presenta grandi opportunità per chi ha il coraggio di investire. I paesi del Mediterraneo devono coglierle queste opportunità per proteggere il pianeta e avviare i giovani verso le professioni del futuro.